tutti! Oggi nuovo video e questa volta si tratta del video dei bocciati del periodo. Lo so che circa un mesetto fa, quando vi ho fatto l'altro video, vi ho detto io non faccio mai questa tipologia di video, perché tanto ho pochissimi prodotti da bocciare, sono fortunata. Come volevasi dimostrare, un mese dopo siamo qui di nuovo con questo video. Non so, ultimamente probabilmente sto provando un po' più di prodotti e purtroppo mi sono trovata diverse fregature, tra virgolette, o comunque diversi prodotti che non mi sono piaciuti per niente. Come vi dico sempre e vi premetto sempre all'inizio di queste tipologie di video, si tratta di una mia opinione personale, anzi mi fa piacere se voi magari mi fate sapere perché non la pensate così e magari un utilizzo alternativo che avete da consigliarmi dei prodotti che vi mostro. Primo bocciato in assoluto, e ci tenevo a metterlo per primo, è questa palettina di Pupa, che è la Pupa Princess, uscita con la collezione natalizia. Allora, io come sapete vi ho fatto il video haul e quando l'ho presa ero contentissima di prendere questa palettina, mi ha attirata tantissimo nello stand, avevo ottime aspettative, invece purtroppo ho sentito pareri discordanti. Per quanto mi riguarda è una palettina che non è assolutamente scrivente, o meglio, i colori più scuri, tipo il viola borgogna e questo rosa acceso, sono scriventi e sono matte. In realtà il borgogna è un pochettino glitterato, mentre questo è proprio matte. Devo dire che questi due li trovo scriventi. Tutti gli altri, se li sguocciate, secondo me sono tutti simili tra loro, cioè i colori chiari non hanno alcuna differenza l'uno dall'altro. E infatti non riesco a utilizzarla più di tanto questa palettina, vi ho fatto anche il tutorial, quindi sicuramente è una palettina che sto utilizzando, non è che la butterò via, però mi ha lasciato veramente molto delusa. Era anche carina l'idea che avesse l'eyeliner in gel già nella palette, così era tutto compreso, e questo devo dire che mi piace. Ma il resto dei colori mi ha veramente tantissimo delusa, non scrivono, non è che non scrivono, sono pigmentati tutti allo stesso modo, sono tutti molto perlati e il colore si fa fatica a distinguerlo, applicarne uno piuttosto che l'altro dà poi lo stesso risultato, quindi assolutamente per me è bocciata. Ed è un problema che avevo riscontrato anche con le vecchie Pupa Art, quindi con tutte quelle uscite l'anno scorso, però appunto ho detto, essendo una riedizione con colori totalmente nuovi, sicuramente sarà più pigmentata, avranno cambiato la formulazione, invece alla fine mi ha proprio delusa. So che però molte altre di voi mi hanno scritto che si trovano benissimo, che è pigmentatissima. Per quanto mi riguarda non è una di quelle palette che vi consiglierei di comprare, anche perché non costa poco. Prodotto low cost che non mi è piaciuto è questa cipria di Catrice, questa qui è la Multicolor Compact Powder, e questa cipria in realtà è un nì, nel senso che mi piace molto l'effetto che dà appena applicata, il problema è che dopo un'ora, ma anche meno, dopo una mezz'oretta questa cipria non esiste più, cioè non riesce a tenermi opaca, ritorno subito lucida, il bellissimo effetto che ha appena applicata svanisce, e quindi insomma anche se costa poco, secondo me, visto che da una cipria voglio che mi lasci matte, anche portarmela dietro e continuarla a riapplicare non è una cosa pratica. Anche se costa poco è un prodotto che non ricomprerò e non vi consiglio di comprare, perché se avete la pelle mista come la mia non va a fare il lavoro che dovrebbe. Sempre low cost, volevo bocciare questo correttore di Essence, questo qui deve essere uscito con la nuova collezione permanente uscita a fine ottobre, ed è l'Essence Stay All Day 16 ore Concealer Long Lasting. Allora, io non so dirvi se sia long lasting, quello che so dirvi è che messo sulle mie occhiaie è assolutamente acqua fresca. A me non fa niente, sembra proprio di mettere un prodotto liquidissimo, leggermente coprente, ma non fa altro, mi va molto nelle pieghe e non riesce a cancellarmi le occhiaie, non riesce neanche ad attenuarle, è proprio un prodotto che metterlo o non metterlo è la stessa cosa. Anche qui, se avete delle occhiaie molto leggere, non pronunciate, sicuramente può essere un buon prodotto, perché comunque è coprente al punto giusto, non fa effetto mascherone, però se già avete delle piccole pieghette e la zona occhiaie molto scura, ve lo sconsiglio, perché anche se costa poco è veramente deludente poi utilizzarlo. Adesso pensate che io
lo sto utilizzando come illuminante per cercare di finirlo, perché comunque, ah giusto, non vi ho detto, il mio è il 20 soft beige, ma in ogni caso anche le colorazioni più scure disponibili non sarebbero secondo me adatte alle mie occhiaie, perché le altre sono molto tendenti al marroncino beige e andrebbero a creare ancora un effetto peggiore. Se avete qualche altro utilizzo per questo prodotto fatemelo sapere, così magari evito di buttarlo via a metà. Altro bocciato, e mi dispiace tantissimo perché sono quest'anno innamorata della collezione invernale di Collister, autunno-inverno di Collister, mi piace tutto quello che hanno fatto in questa collezione, ma questa matita, che è quella color burro, è tremenda. Cioè, sono rimasta veramente delusa perché riponevo un sacco di aspettative in questa matita, che è appunto la matita professionale occhi labbra burro. Sì, posso usarla per le labbra, infatti ultimamente la sto usando per segnare il contorno labbra, però per quanto riguarda gli occhi è tremenda, non è color burro, è proprio burro secondo me, nel senso che la stendo nella rima inferiore e va via in un attimo o è ovunque o non c'è più, oltretutto è molto molto morbida, troppo morbida, infatti faccio proprio fatica a farla scrivere, perciò o non si vede, quando riesco a metterla in un batter d'occhio davvero è via, quindi mi spiace perché tutti gli altri prodotti di Collister mi sono piaciuti tantissimo quest'anno. Altro prodotto che mi dispiace tantissimo bocciare, oltretutto è un acquisto semi recente, ve l'avevo fatto vedere in un recente video haul, è questo ombretto di Neve Cosmetics che è il color chiffon, questo lilla che doveva essere un colore stupendo, sembrava proprio un colore delicato, bellissimo. Io lo trovo assolutamente poco scrivente, cioè lo trovo un colore che quasi non si vede. Ho dovuto fare diverse passate per riapplicarlo, ovviamente io ho provato ad applicarlo da asciutto, non da bagnato. Dovrei forse provare ad applicarlo bagnato, però le volte che l'ho utilizzato da asciutto proprio era un colore quasi inesistente, cioè impercettibile, dà proprio quella sfumatura di lilla, ma non assomiglia lontanamente al colore che c'è nella jar. Quindi a me sinceramente non è piaciuto particolarmente, posso provare a dargli una possibilità usandolo bagnato, però diciamo che ho tanti altri ombretti di Neve Cosmetics in polvere e non serve utilizzarli bagnati perché diventino scriventi. Quindi mi fa molto strano, non so, fatemi sapere se è il mio sfigato o anche a voi è capitato. Altro prodotto low cost bocciato per quanto mi riguarda è questo mascara di Essence che è il Lashes Go Wild. Lo so che mi ucciderete anche per questo perché ho sentito delle recensioni positivissime di questo mascara. Su di me non fa niente, io ho le ciglia molto dritte e molto sottili come vi ho già detto, quindi ho bisogno di qualcosa che mi dia sia volume che definizione e comunque che me le incurvi e me le allunghi, nonostante abbia un applicatore che trovo carinissimo perché è simile al mio preferito di Givenchy, è tutto con queste palline, non mi dà l'effetto che voglio, per me è come mettere un mascara quasi inesistente, cioè non mi piega le ciglia, non me le incurva, me le rende sì leggermente più nere e più definite, però non rientra tra i miei mascara preferiti. Ovviamente gli darò qualche altra possibilità perché non mi va di buttarlo, lo sto utilizzando principalmente come top coat sopra altri mascara e utilizzato in questo modo devo dire che mi piace, ma per il resto io non ve lo consiglio, a me non è piaciuto. Altro bocciato di oggi è questa tinta per capelli, in realtà è un colore semipermanente, è una tinta per capelli, lo so che non dovrei fare tinte per capelli, ma questo qui lo volevo provare per un'occasione speciale, volevo metterlo solo su una punticina a fare questo rosa, tanto le punte ormai sono andate, comunque volevo provare a usare questa tinta semipermanente per capelli, è della marca La Fiche Direction. Vi metto i nomi, e questo è il colore pastel pink, un bellissimo rosa pastello. Allora, ho provato ad applicare questo colore in tutti i modi e il colore non è uscito, cioè ho fatto veramente di tutto, ho seguito le istruzioni, ho provato a inventarmi qualcosa che lo facesse pigmentare di più, non sono riuscita, cioè il rosa non si vede, i capelli erano identici come se non ci avessi messo nulla, quindi si trova in internet, in realtà non è neanche facilmente reperibile, ho anche aspettato un po' di giorni prima che mi arrivasse, l'avevo ordinata mi pare su Amazon, ma devo dire che non mi è piaciuta, cioè non costa neanche tanto, è proprio un problema che non funziona, non so se anche voi avete provato tinte di questa marca, fatemi sapere se su di voi hanno funzionato, perché ho visto che
c'erano anche colori più scuri, magari quelli più scuri sono più aggrappanti. O magari sono i miei capelli che sono talmente bruciati che non tengono niente, ma non credo perché dopo aver visto che su di me non funzionava sono andata ancora un po' a informarmi e ho trovato diverse recensioni negative su questo prodotto. Per finire, un prodotto che volevo bocciare e che non è di make-up, quindi ho inserito anche qui una cosa, ma è semplicemente per scambiarmi un'opinione perché ci sono rimasta malissimo, è questa jar di Yankee Candle da macchina. Questa qui è quella che ha l'elastichino per capirci e si può appendere in macchina appunto per profumare l'ambiente. Io ho sia questa qua nella colorazione Black Cherry che mi avevano regalato di recente e ho anche quella Cotton Fresh. E devo dire che tutte e due sono stranissime perché praticamente se voi annusate hanno un profumo iperforte, se lo lasciate nella macchina non emanano profumo, non riesco a capire perché. Tra l'altro sono anche aperte sul lato, quindi non da dire che io non le abbia aperte. Ho fatto però anche la prova con quella Cotton Fresh, l'ho aperta e l'ho attaccata senza la jar, che poi tra l'altro è la cosa più bella di questo profumatore per auto. Però ho voluto fare la prova. E nonostante questo, anche avendola aperta, quindi essendo libera di sprigionare il profumo, non lo fa. Perciò, rispetto alle candele, che sono la cosa più profumata del mondo, sono le migliori, quelle che amo di più in assoluto, le jar per la macchina mi hanno assolutamente delusa. Quindi questi erano tutti i miei prodotti bocciati del mese di dicembre. Sono stata cattivissima anche a Natale, però vabbè. Mi sembra sempre utile fare questo tipo di video perché tante volte mi avete anche dato dei consigli molto utili su come riutilizzare prodotti che proprio avevo bocciato ed erano pronti a essere mandati nel cestino. Quindi, come al solito, fatemi sapere tutto nei commentini qui sotto. Io spero che il video vi sia stato utile e se vi è piaciuto, mi raccomando, mettete mi piace e se vi va, iscrivetevi al canale. Io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Thank you.